Al centro del Consiglio Comunale di un acceso dibattito che ha scaldato l'intera aula, la questione servizi all'infanzia portata all'attenzione dell'Assise con una delibera dall'assessore alla scuola Lucia Tanti, approvata con 17 voti favorevoli dai banchi della maggioranza e 11 contrari di PD, Arezzo in Comune e Movimento 5 Stelle. Oggi noi abbiamo fatto molte più assunzioni di prima, uno, due, questa oggi è una città al 100% a sistema integrato e cioè al 100% di libertà educativa, in un sistema dove i soggetti che erogano servizi funzionano perché sono accreditati e quindi controllati, convenzionati e quindi abbracciati tutti dall'amministrazione comunale. Finalmente la destra viene fuori anche rispetto al tema dei servizi scolastici, libertà di scelta, sussidiarietà completa, significa che il comune non avrà più nessun tipo di ruolo di guida, che era il punto centrale del mix della gestione integrata che abbiamo promosso negli anni, che permetteva gestione pubblica e gestione privata. Se noi perdiamo l'impianto generale, che è quello che oggi Tanti ha detto, ovvero convenzioniamo tutti, noi non facciamo differenze, il comune non può essere statalista da poter decidere gli indirizzi didattici, non può poter dare anche, come dire, un controllo delle standard di qualità, per cui noi convenzioniamo tutti, non ci interessa, l'importante è la risposta ai cittadini in termini di posti. Al centro del dibattito, oltre al bando per assegnare nuovamente due sezioni di Acropoli, due di Pallanca ed una del Nido Cucciolo, è entrata anche un'altra spinosa questione, quella riguardante la chiusura del Nido Cedro e le assunzioni di maestre da parte del Comune. Io ricordo che il Nido Cedro aveva 19 bambini, ospitava 19 bambini, di cui 17 hanno compiuto l'età necessaria per passare alla scuola materna e soltanto due sarebbero rimasti all'interno del Nido Cedro. Con due bambini non si può garantire un servizio, quindi abbiamo acquistato in altre strutture accreditate nel comune di Arezzo l'equivalente di 17 posti, il che significa che da un punto di vista complessivo il numero dell'offerta non cambia. Presenti alla seduta del Consiglio Comunale di Arezzo anche il comitato delle magliette gialle. Ci viene detto dall'assessore che i posti vengono assicurati attraverso l'acquisto di pacchetti in nidi privati convenzionati, come se i bambini fossero degli oggetti da posizionare. Si torna indietro di anni, questo è un modo di ragionare come un servizio di custodia e non un servizio formativo.